I quattro elementi a rappresentare la natura vivente della cultura di Pesaro 2024 e sono al centro degli oltre 20 appuntamenti e incontri dell'assessorato alla sostenibilità. Si parte venerdì 23 febbraio alle 17:30 a Villa Caprile con l'elemento aria. A seguire sabato 24 il concerto del musicista e biologo Emiliano Toso nella chiesa dell'Annunziata dal titolo Musica per le cellule, un programma che durerà fino al 31 di maggio. Giornata in cui sarà presente l'attivista Vandana Shiva. In mattinata si è tenuta la conferenza stampa nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, in cui si sono esplorate le connessioni tra i quattro elementi della vita: l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Un ciclo di eventi dedicato ai quattro elementi naturali, intitolato La natura vivente della cultura. Per porre il focus, ovviamente, come assessorato alla sostenibilità, alla crisi climatica e a tutte le politiche che un ente locale, come principale attore e protagonista di questa crisi e criticità ambientale generale, ritiene appunto che debba essere attenzionato a livello di comunità. Ed è stato fatto utilizzando il filo conduttore di scienza e arte. Si vuole parlare alla mente, dal cuore, dai sentimenti, con il metodo di comunicazione che è quello dell'arte in ogni sua forma. Permetterà appunto di fissare nuovi livelli di confronto tra esperti, ma soprattutto arrivare un po' anche alle comunità, coinvolgere le scuole, coinvolgere storici dell'arte, coinvolgere le guide naturalistiche per farne percorsi e occasioni di crescita dove la cultura è messa al centro. Si parte da un caso specifico, il cuore della nostra provincia, che appunto ha vissuto la storia del biologico negli ultimi 50 anni, ma ne racconta anche le applicazioni scientifiche, tecniche, tecnologiche, dove la natura appunto può essere protagonista della propria tutela e non solamente vederci tutti spettatori passivi.